Ciao a tutti ragazzi, ben arrivati su Nerd Village ed eccoci qua sul video report del regionale di Colonia che sicuramente aspettavate in tanti, sia magari per capire un po' come è andato il torneo nello specifico, sia per capire perché ho portato quel team. Mi raccomando, lasciate un like a questo video, fatemi sapere se ne volete altri nel caso in cui dovessi andare a fare altri tornei importanti di questo tipo e soprattutto se vi piace il tipo di format. Allora, prima di andarvi a spiegare come si svolgerà il video, volevo innanzitutto aprire una grandissima parentesi sul tipo di evento a cui sono stato. È stato per l'appunto un regionale, un torneo internazionale molto molto importante, uno dei primi, ma soprattutto è stato importante perché è stato il regionale con più partecipanti nella storia, cioè è stato un regionale enorme, eravamo più di 350 partecipanti, ma molti di più ve l'assicuro. La location era molto molto suggestiva, non ho girato un vlog ragazzi perché prima di partire mi è venuta la febbre, quindi non ero assolutamente in condizioni di fare nulla, di girare con la videocamera eccetera, non vedevo l'ora di andare a dormire perché ve l'assicuro è stato veramente pesante arrivare là con la febbre. Per me è stata un'esperienza davvero davvero bella perché comunque è stato non solo un torneo grande, un torneo dove c'erano tanti tanti top player, non solo italiani, noi ovviamente eravamo il fulcro perché eravamo veramente tanti, tant'è che in top 16 su 16 giocatori 9 erano italiani, quindi questo già la dice molto lunga. Ed è stato molto bello perché ho avuto per la prima volta la possibilità di confrontarmi con dei giocatori stranieri dal vivo, e comunque non è una cosa scontata perché uno è abituato a giocarci in battle spot su showdown, ma poi quando li becchi dal vivo ci devi parlare in inglese e tutto quanto, è veramente una figata e soprattutto vedi come si pongono diversamente rispetto agli italiani. Molti mi hanno fatto i complimenti per il mio team che è l'ultimo della lista che vedete qua a sinistra. In Italia probabilmente il primo che avrei beccato mi avrebbe detto ma che è sta merda, invece poi gli altri giocatori stranieri quando l'hanno visto hanno detto minchia, cioè alcuni non sapevano neanche che cosa facessero determinati Pokémon, ma di questo ne andremo a parlare poi nell'analisi del team. Sono stato anche molto contento perché ho avuto la possibilità di conoscere dei player italiani con cui parlavo, magari solo su gruppi Telegram e via dicendo, li ho conosciuti dal vivo e sono davvero molto molto contento. Alcuni con cui parlavo appunto, tipo il buon Vinci Guerra, Mark Duo, Alessio Astrea e via dicendo, altri che invece non ci avevo mai parlato dal vivo ma che conoscevo comunque di fama, tra virgolette, come il buon Leonardo Bonanomi, Carrer, Roberto Ceglia, persone fantastiche ragazzi, sono troppo contento di averle conosciute di persona. E abbiamo fatto molto gruppo durante il torneo e sono molto felice perché comunque non ci siamo messi i bastoni fra le ruote tra di noi. Poi naturalmente è ovvio che se un mio amico gioca contro un altro italiano è ovvio che aiuto il mio amico, però poi in realtà tra di noi ci siamo riusciti ad aiutare per permettere a tutti quanti di fare una run più che buona, quindi possiamo essere soddisfatti. Io in primis non sono molto soddisfatto del risultato perché ho finito la mia run 4-4, però andando a vedere un po' nel complesso molti top player come ad esempio Yuri Boschetto, Lussignoli, ma anche altri hanno chiuso sul 5-3 soltanto con un round di differenza. Io non sono riuscito ad arrivare sul 5-3 purtroppo per delle cose un po' così diciamo, ma poi in realtà tutta la run va analizzata, lo faremo più tardi. In realtà alla fine ho chiuso con solo un round vinto in meno rispetto a tanti top player che erano là, quindi alla fine da questo punto di vista posso ritenermi soddisfatto perché essendo al primo regionale comunque mi mancava un po' l'esperienza internazionale che ho fatto assolutamente. Pensavo che mi sarebbe mancata la resistenza, pensavo che mi sarebbe mancato il morale per andare avanti e tutto quanto, invece sono riuscito ad andare avanti per 8 round, ho giocato veramente veramente bene come non ho mai giocato a nessun local, e questo anche mi ha fatto capire quanto ai locals uno gioca magari non al meglio, perché comunque stai con i tuoi amici, stai con gente che conosci, ti metti a cazzarare e invece non va bene. Fare l'esperienza internazionale ti serve per farti capire che tutti gli avversari devono essere presi allo stesso modo e sicuramente è una cosa che ti dà una marcia in più per poi partecipare agli eventi locali e fare meglio, perché comunque poi anche il mid-season che era una Swiss in best of one l'ho affrontato bene, sempre con lo stesso team, e devo dire che sono stato contento perché il team l'ho fatto da solo e abbiamo sistemato un po' con il buon Andrea di Tivoli che non finirò mai di ringraziare, però il team ha girato bene, il team senza Mega nella sua struttura ha girato bene e sono davvero contento. Mi aspettavo di trovare più roba storta, invece a Colonia devo dire che è stato un torneo abbastanza stabile, a parte alcune cose strane che sono uscite fuori, però
c'era molta più roba meta che roba strana, quindi almeno da questo punto di vista le mie previsioni sono state sbagliate, quindi almeno questo, diciamo che forse il mio era uno dei team più storti. E io spero che questo video possa dare comunque un'ulteriore spinta a chi non ha partecipato ai tornei in local e cominciare, ragazzi, dovete cominciare, perché io è un anno che gioco seriamente e sono andata a fare un regionale. Voi, se giocate da parecchio e non siete ancora andati a fare i local, per un motivo o per un altro andateci, perché vi assicuro che oltre ad aumentare la vostra bravura di player, è veramente bello andare là a fare amicizia, poi scoprire che comunque ai tornei grossi ci si aiuta tutti quanti. Vi assicuro, è una bella esperienza e cominciatela a fare, ma adesso cominciamo anche noi a fare l'analisi del teamwork, diciamo, di come sono arrivato al mio team. E andiamo un po' a vedere. Allora, per chi mi conosce bene sa che io è da maggio che giocavo Lunadon e naturalmente appena sono tornato dal Giappone, sempre con l'aiuto dell'onnipresente Andrea di Tivoli e stavolta anche del buon Riccardo Appamea, che ringrazio tantissimo, ho iniziato a lavorare su questo tipo di team. Il team di Appa era praticamente molto simile al mio, che ho portato alla Zelda Challenge il mese precedente, e a sua volta questo team è molto simile a quello di Appa, che cambia soltanto per alcune cosette. Andiamo a vedere, abbiamo un Groudon che era Brave per avere 101 di speed in modo da funzionare sia sotto Tailwind che sotto un'eventuale Trick Room avversaria. Abbiamo poi un Lunala con 3 mosse di utility senza Psyshock con la Z, abbiamo un Tapu Fini con la Z. L'ho voluto portare perché comunque, essendo una cosa uscita fuori dal mondiale e questo team in particolare non ha un buonissimo matchup contro Ryogre e contro X-Ray, ho detto ci metto Fini con la Z in modo che almeno c'ha Ace anti-Xerneas e poi è comunque offensivo perché fa Moonblast, fa la Z, fa Nature Madness, quindi ci può stare. Abbiamo Mega Salamence che era in questo team molto bulky in modo da reggere il Moonblast di Lele e mettere Tailwind, Persian Alola con la Sash e Nilego con le Sef di Goggles. Non gli potevo dare la Z perché già l'aveva, non gli potevo dare la Sash perché ce l'aveva Persian, ho detto che cosa faccio, gli do le Sef di Goggles perché hanno iniziato a girare i Jumpluff e inoltre mi permetteva di non essere redirectato da Amongus e di fare Sludge Bomb su Clear Smog, su Xerneas. Qua c'è Substitute ma in realtà aveva Clear Smog. Questo team è stato scartato perché in un momento dopo Sheffield hanno cominciato a girare tantissimo Coco e Ryogre, e contro cui praticamente questo team aveva autoloss perché Coco ti shotta Fini e lì poi non hai più niente per toccare Rayquaza, e quindi questo team l'ho dovuto scartare. Ho provato a fare una variante del team mettendo Kartana al posto di Nilego, però Kartana non riusciva mai a prendere i KO che doveva prendere perché moriva prima, perché comunque la sua bulkiness è abbastanza inesistente, e quindi purtroppo ho dovuto accantonare l'idea di Kartana, e già qua lo sconforto aveva iniziato a prendere piede perché non potevo giocare il mio archetipo preferito. Scusate se ogni tanto sfanculo a Showdown, ma purtroppo il cattura finestra di OBS per il Mac fa cagare, e quindi ho dovuto iniziare a pensare a qualcos'altro. Sono andato indietro nel tempo e ho visto che a un mid-season a maggio avevo portato questo team, un Iveldon con Mimikyu. È un team che mi piaceva tantissimo perché Mimikyu stava da dio dentro Iveldon, e Iveltal, avendo vinto Lunadon il mondiale, poteva essere una call interessante. A Colonia, ragazzi, io non ho beccato un Iveltal, mi sa che ce n'erano davvero davvero pochi, e forse col senno di poi poteva darmi una mano, perché ho beccato tanti Rayquaza, ho beccato tanti Ryogre, ho beccato tanti Xerdon, e forse Iveldon poteva dire la sua, ma non lo sapremo mai probabilmente. In questo team il Groudon è rimasto lo stesso, Iveltal che non aveva Tailwind ma perché l'aveva Salamence, con Mimikyu con la Z, Incineroar AV per reggere praticamente qualsiasi cosa, poi Nilego con l'altra Z, perché comunque Nilego con la Z, ragazzi, secondo me è il set che rimane più forte, e poi per l'appunto Mega Salamence. Tuttavia su questo team abbiamo lavorato parecchio anche con il Pardo e non siamo riusciti a trovare la chiave di volta, e questo me l'ha fatta abbandonare. Alle 3 di notte, in un momento di sconforto, ho buildato questa roba qua perché Psychic Spam stava andando bene. Col buon Andrea di Tivoli abbiamo pensato che Whimsicott con lo Psychic Spam poteva essere una buona idea, perché l'avevamo visto da Luca Marcato con Whimsicott Helping Hand, e quindi ho detto però io invece di Necrozma ci metto Mewtwo, che è più veloce, fa una catafracca di danni assurdi sotto campo e può darci una mano. Ma questo team è stato praticamente abbandonato quasi subito, perché poi il giorno dopo ho avuto un'altra idea. Questo qua, questo Ryogre, era il team che più mi aveva convinto, perché avevo notato che con Lunadon avevo autoloss da Ryogre Coco, e mi sono detto ok, se c'ho autoloss proviamolo, però strano.
perché comunque è un momento del meta in cui, ragazzi, se giochi la roba strana probabilmente o fai 0-8 o fai 8-0, quindi ho detto non me ne frega un cazzo, vado là con la roba particolare, e lì ho adottato la stessa strategia del vincitore del mondiale. Mi sono detto, lui ha messo la bacca su Lunala perché reggere una determinata cosa che invece ti dovrebbe shottare ti riesce a dare del momentum che l'avversario non può prevedere. Quindi che ho fatto? Ho messo la Rosa Liberia a Rayquaza per dargli una spread che gli facesse reggere Moonblast di Xerneas anche dopo il Geomancy, in modo che lui la potesse reggere, mettere Tailwind, essere più veloce di Xerneas e fargli Dragon Ascent in faccia. Naturalmente questa cosa non ha funzionato, perché Rayquaza, se non è baccona come Tailwind Setter, fa schifo al cazzo, secondo me. Avevo messo un Kyogre Modest Max Speed, perché comunque è il Kyogre che si gira adesso e non mi andava di stare sotto agli altri Kyogre. Tapu Koko col Ferium Z, Celestila con le goggles, perché ragazzi è importante qua non farsi addormentare Celestila da Mongus, da Smeargle, non essere ridirettati da Mongus e poter fare Heavy Slam su Xerneas, quindi ho detto se avete i goggles ci sta bene. Incineroar onnipresente con la V, e poi abbiamo Meowstic come supporter. Meowstic come supporter perché con Helping Hand, Dragon Ascent fa dei danni della Madonna a Rayquaza, e visto che comunque era un Rayquaza molto bulky dal punto di vista del danno, era un po' sacrificato, ed Helping Hand mi poteva aiutare ad avere un output offensivo migliore, con Ally Switch e Thunder Wave, perché Thunder Wave fatta con priorità, se hitta la paralisi, ragazzi, è veramente uno status di merda, perché ti dimezza la velocità, se entra può non attaccare, e quindi ho detto vabbè, qua un po' de culo ci può sta, e quindi provo a portare questo. Sono andato a una PC con questo team, una merda totale, perché non funzionava Rayquaza più che altro, e quindi il giorno dopo avevo un mid e dico vabbè, provo a portare questo team, Showdown sta proprio a scappellare, porto questo team ma con i dovuti cambiamenti. I dovuti cambiamenti sono stati mettere la Sash a Rayquaza e farlo offensivo con Sword Dance, mettere la Life Orb a Tapu Koko e mettere Whimsicott al posto di Meowstic. Whimsicott con la Z per andare a far malissimo, andare a shottare Rayquaza bulkless e fare comunque danni eventuali ai Veltal, quindi secondo me ci poteva stare. Whimsicott che aveva Protect per ovvi motivi, perché comunque se poi ti muore è inutile che c'ha la Z, nel senso che devi riuscire a salvaguardarlo un po', però naturalmente anche questo team non è andato benissimo, e la ragazzi a una settimana dal regionale, anzi a due, lo sconforto era proprio gigantesco. Al che mi sono detto, ho provato a buildare su Psychic Spam, però non è andata bene. Che cosa possiamo fare? Nel senso, Psychic Spam è figo, a me piaceva un sacco il team di Kimura, e allora mi sono andato un po' a informare su quello che ci poteva essere, però la doppia Mega non mi convinceva. Ho detto metto Mian Shao al posto di Kangaskhan, però non mi andava di giocare Groudon fisico, perché durante il testing con Lunadon, ragazzi, ho missato una quantità di spade assurda, e a me di andare a Colonia e perdere per il miss di Precipice Blades sinceramente non mi andava. Al che ho detto provo a fare un Necrodon con Necrozma, che non mette Trick Room ma setta con Calmind per fare danno. Poi abbiamo Groudon, e poi ci metto il solito, ci metto Lele, Umbreon, Salamence e Mian Shao, perché Mian Shao è un fake outer veloce, con Taunt poteva servire perché ha 172 di speed, però detto cazzo, non c'è qualcosa che non va. Questo team è un po' sbilanciato perché Mian Shao con Groudon praticamente non serve a niente. E alla fine, dopo un po' di studio, sono arrivato alla prima versione del team che ho portato a Colonia. Abbiamo Necrozma, Mixed con Sunsteel Strike, Xerneas, Tapu Lele, Umbreon che non ha più Moonlight ma ha Protect, perché senza Groudon, ragazzi, Moonlight non mi serve. E immaginandosi molta gente che Groudon non avesse Protect, andare a far perdere magari un turno per un double focus su Umbreon e fargli shardare le mosse sulla Protect poteva essere una cosa abbastanza utile. Sempre Salamence con Draco Meteor per shottare Rayquaza, per shottare gli altri Salamence, per far male a Necrozma, quindi ci poteva stare. E infine Mian Shao, che è il fake outer perfetto secondo me da affiancare a Xerneas, perché Mian Shao con 172 di speed e Reckless a meno 1 anche riesce a shottare tutto ciò che dà fastidio a Xerneas. Shotta Incineroar, shotta Kangaskhan, shotta Nilego, shotta Kartana, shotta Sakataka. Gli ho dato gli U-turn perché non avendo Incineroar mi serviva comunque qualcosa che mi facesse riposizionare. E poi gli ho dato Taunt, che è una mossa che nessuno
si aspettava su Mien Shao e che soprattutto era molto utile per delle lead come ad esempio Inci Fini, perché potevi fare fake out su Tapu Fini e provare il Geomancy per provare a fare lo scambio di fake out il primo turno, e il turno dopo facevi invece taunt su Fini per evitarti AIDS e Geomancy, e lì poi era praticamente, non ti dico finita la partita, ma quasi, perché poi se entrava un counter a Xerneas tu lo shottavi con Mien Shao, se hittava il jump kick, e Fini stava lì a non fare niente, a prendersi da Zinglim addosso, e si creavano davvero le condizioni perfette per andare a vincere la partita. Tuttavia ho provato questo team al mid di Roma, ho avuto una iella assurda con i pairings, perché ho beccato Shedinja, ho beccato due Ferrothorn, ho beccato Andrea che giocava appunto Necrozma, Dawnwinx con Jumpluff, ho beccato tutti i matchup di merda, però sono stato contento perché ho capito che cosa soffriva questo team. La versatilità di questo team mi dava l'opportunità di avere un buon matchup praticamente con tutto, tranne che con tre cose: Ferrothorn, Lunala, Xernala con Redirector e i Mirror con Necrozma, Dawnwinx, e poi a parte c'era il matchup di Groudon con Jumpluff, che era una cosa che si vedeva meno. Inoltre durante il testing io mi sono accorto che non mi è mai servito mettere Tailwind, fare Intimidate, e non portavo mai Salamence, al che ho detto: regà, io gioco senza Mega, me ne frega un cazzo. E arriviamo al team finale che ho portato a Colonia, che è praticamente rimasto uguale a quello che era prima, a parte alcune spread che ho limato e che naturalmente non vedete, ma abbiamo Zapdos al posto di Salamence. Perché Zapdos? Perché inizialmente avevo pensato a Moltres, però in realtà poi ho pensato Ferrothorn si porta tendenzialmente dentro Rayogre, e Moltres non può stare davanti a Kyogre. Zapdos sì, perché con lo Psychic Seed aumenta la difesa speciale, regge un Water Spout, fa tuono, può paralizzare, può fare danno a Kyogre, può fare danno anche ad altre cose, ad Oh, che ho beccato a Colonia. Con Heat Wave, una volta morto Kyogre, si può occupare di Ferrothorn. E inoltre, sempre con Thunder, si può occupare da solo di Celestila, che erano cose che comunque mi davano fastidio. Zapdos non è stata una cosa che mi ha aiutato a fissare gli altri matchup, ma comunque già avere un output di fuoco che vola mi poteva essere utile anche contro Groudon Jumpluff. Infatti così è stato, anche se il mio avversario al mid, poraccio, ha missato tutte e due le volte Sleep Powder e poi Jumpluff è morto. Però vabbè, è un rischio che ti devi prendere se giochi queste mosse qua. E quindi alla fine il team di Colonia è stato questo qua. Sinceramente non mi aspettavo che potesse girare bene in quel modo, e sono stato molto contento perché effettivamente il game plan è andato come mi aspettavo. Cioè Mien Shao, Xerneas era una lead abbastanza universale. Solitamente io mi portavo sempre dietro Mien Shao, Xerneas, Lele, Necrozma, e poi a seconda del matchup toglievo un Pokémon e ne mettevo un altro, perché ad esempio Umbreon mi aiutava contro Lunala, mi aiutava contro altre cose. Zapdos mi serviva se c'era Ferrothorn. Poi naturalmente ho beccato due Ferrothorn a Colonia, tutti quelli che ce l'avevano non l'hanno portato, però per fortuna Zapdos mi ha aiutato comunque a vincere un round. Io volevo far vedere prima di chiudere il video come ho preparato tutti quanti i matchup e il testing, perché secondo me carta e penna sono sempre la cosa migliore. E io a seconda del team che facevo mi facevo una pagina del quaderno e mi segnavo praticamente tutto quello che beccavo su Showdown con le lead che facevo, e mi segnavo vicino le partite vinte e le partite perse. Ho dovuto strappare i fogli perché non potevo andare a un regionale con i fogli già scritti, però questo era quello che facevo praticamente. Mi segnavo tutto quanto, segnavo le modifiche che facevo ai team con le lead vicine, in modo da creare un campione, perché dico, se io becco tutti Xerdon e contro Xerdon lido sempre Persian Xerneas, per esempio, cioè Persian Groudon, so che allora contro quel team tendenzialmente devo lidare in quel modo. Cioè, vedete, io poi sono malato perché faccio sempre un lavoro super preciso per tutto quanto, e quindi questi erano i risultati. Mi segnavo vicino cosa mi dava fastidio, in modo da capire che cosa devo fissare nel team. Però questo è stato praticamente tutto il super lavorone che mi sono fatto per questo regionale. Penso che lo farò anche per gli altri, perché mi è servito un sacco anche per rimanere concentrato mentre giocavo. Mentre invece questi qua sono gli appunti che prendevo durante il torneo. Vedete, mi segnavo il nome, mi segnavo i Pokémon e le mosse che avevano, in modo da avere sempre il controllo della situazione. Mi segnavo ad esempio gli appunti, vedete qua, Kyogre, Timid, oppure ad esempio qua, Groudon, no Timid, perché mi serviva, c'avevo tutto scritto, c'avevo il tempo di segnarlo, quindi perché non farlo.
al regionale Welcome Kit è stato questo bellissimo cappello che si poteva scegliere tra questo oppure con Magikarp Wailord o Latios e Latias, e poi naturalmente questa carta fantastica di Lily e Clefairy con Pokémon Regional Championship, quindi è un bel ricordo comunque. Io ragazzi spero che questo video, anche se un po' lungo, vi sia piaciuto. E andremo a fare dei match su Showdown con il team che ho portato al regionale per farvi vedere come funziona e come doveva funzionare nella mia testa, e spero insomma che sarà soddisfacente vederlo. Detto questo, lasciate un bel like, commentate e condividete il video. Noi ci vediamo domani pomeriggio probabilmente alle 14:30 con una live. Fatemi sapere se la volete su Minecraft o se la volete su FIFA. Ci vediamo poi giovedì assolutamente ore 20:30 su Pokémon XG. Vi ricordo che tutte le live stanno sulla piattaforma Viola, quindi se non l'avete ancora fatto andate a lasciare un follow, mi raccomando. Avete la possibilità anche là di fare una sub per entrare nei gruppi Telegram, avere un Mimikyu vicino al vostro nome, spammare la faccia via Bonnie in chat, perché è una delle prime emoticon che ho fatto. Grazie a tutti ragazzi, un saluto al Village, bella per voi, ciao.